Buongiorno! Forse lo avrete già riconosciuto, è proprio qui, in questo taxi, che nel suo docufilm Ilary Blasi ha svelato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Tu hai ricevuto una chiamata? Sì. Sei partito? Esatto. Sei arrivato? Esatto. E non hai trovato me, hai trovato Ilary Blasi. Ma ti riconoscono per strada? Sì, a voglia. Dicono del tassista di Ilary. Ah, ma fai veramente il tassista? Dall'inizio della loro storia, a partire da quella maglia sfoggiata in campo con scritto Sei unica, da cui prende il nome il docufilm, all'addio con tanto di tradimento, Ilary non tralascia niente e ripercorre tutto punto per punto, a partire da quel caffè preso con un altro ad ottobre del 2021, l'inizio della fine. Nel documentario tu le dici, io penso che abbia ragione Totti. Sì. Ma sei ancora di questa idea? No, l'idea l'ho cambiata. L'ho cambiata perché dopo che ho parlato con lei ho visto una persona molto sincera, diretta, spontanea. A febbraio del 2022 sulla scena compare Noemi Bocchi, la foto di Totti allo stadio è storia. Lui nega tutto, ma i paparazzi si scatenano, hanno in mano foto scottanti che lo ritraggono insieme alla misteriosa ragazza bionda. La vostra coppia sarebbe in grado di superare un tradimento dell'uno o dell'altro? No. Fino a quel momento c'era mai stata una crepa, nonostante tutte e due, parliamoci chiaro, ma che Ilary aveva bisogno di andare a prendere un caffè. Ma quindi l'hai vista sofferente mentre ti raccontava la sua versione? Molto sofferente, molto nostalgica di Francesco. Seguono mesi di bugie, pedinamenti da film e lacrime, poi grazie alla figlia Isabel Ilary trova conferma ai suoi sospetti, il resto è noto dai comunicati distinti che annunciano la separazione alla guerra all'ultimo sangue in tribunale, anche per scarpe, borse ed orologi. Ma lo sai cosa ha commentato Totti sul documentario? Ha detto dicesse e facesse quello che pare. Era ottavo re di Roma, ora di che c'è la regina.